Posso chiedere quanto la vita è sacra, terribile se trovarla stesa sulla strada non mi aggrada, peggio mi fa stare male. Non è normale perdere la vita a 14 anni sotto il sole, in un'estate, un giovedì d'agosto, quando lacrime versate sono rimaste sull'asfalto. Eri esposto al cielo, Ale, quello stesso grande cielo che fece vedere il suo dolore. I colori in 3 giorni ha cambiato, ho calpestato le sue lacrime pongiando i piedi sul bagnato, perché il tempo da foso piano piano è stato nuvoloso, infine piovigginoso, minuto per minuto trasformato in un ambiente spaventoso ed affannoso. Il vento per 3 giorni terribili, spezzati di una vita e fili troppo deboli, fragili momenti futili che rendono gli occhi della gente increduli. Un altro giorno, sole coperto, nuvole che stanno intorno al mondo, dove paura resta in fondo, bozzola lo sfondo e poi piano piano va ranuvolando, tremendo il pensiero del destino che ci viene incontro intanto. Intorno a me si mischiano le lacrime alla pioggia, ci si sfoga goccia dopo goccia. Giorni orrendi si sa, adesso vedo nell'oscurità, ditemi il perché di quei momenti dove era sparita la realtà. Perché sottostiamo a cose enormi, perché dobbiamo vivere certi istanti assurdi, risposte incognite con la curiosità che non ha limite, che dopo incontra la paura di esserne giovani vittime. Quindi in quei giorni non capivo e la paura si vedeva nel mio viso, quello di tutti. Quel giorno sapeva troppo di dolore, lo senti dentro e sai che fa un po' male al cuore. Un altro giorno, sole coperto, nuvole che stanno intorno al mondo, dove paura resta in fondo, pozzola lo sfondo e poi portate via dai venti, versioni contrastanti di tragici incidenti, accidenti, gli sguardi spenti dei tuoi amici che mi hanno raccontato tutto, dai litigi ai momenti più felici. Grazie alla tua presenza c'è chi ancora piange per la tua assenza, intravedo poi un sorriso, la tua piccola reminiscenza. Solo la tua assistenza li farà sentire meglio, già. Guarda lì dall'alto mentre con orgoglio chiamano il tuo nome, ti do ragione, ricordo bene alla televisione quel servizio, impossibile scordare un simile.